Vi sono due atteggiamenti dell'uomo che dobbiamo conoscere bene per poter non solo diventare santi, perché vedete qui o siamo santi o siamo dei falliti. Se lo scopo del cristiano, il sogno del cristiano, che poi è il sogno di Dio, è quello di diventare santi per dare gloria a Dio, e allora o siamo santi o ci impegniamo a diventare santi. Poi non è detto che tutti andremo agli onori dell'altare. L'importante è essere santi dinanzi a Dio. E quando Dio sceglie se una persona deve essere posta in evidenza, proposta come modello, questa è una scelta di Dio. Ma io l'ho detto e lo ripeto, il paradiso è pieno di tante donne, di tanti uomini santi di cui mai nessuno avrebbe sospettato in vita e di cui mai nessuno forse verrà a saperlo. Forse quando andremo e ci auguriamo di andare in paradiso, lì conosceremo tanti santi e tanto, per utilizzare ancora una volta una immagine di Papa Francesco, tanti santi dalla porta accanto. Questi due atteggiamenti sono la tenacia e l'ostinazione. Non sono la stessa cosa. Anche se nel nostro linguaggio, in maniera non del tutto precisa, noi tendiamo a identificare la tenacia con l'ostinazione, che sono due atteggiamenti dell'uomo che servono sia perché l'uomo diventi uomo e sia perché l'uomo e il cristiano diventino cristiani. Ma vi voglio leggere questa bella definizione che prendo dal nostro libro di padre Pierre d'Escovemont, che ci sta ormai accompagnando da tanto tempo in questo nostro percorso spirituale. La tenacia è un atteggiamento che chiaramente noi lodiamo e da apprezzare, perché la tenacia ci fa perseverare e perseverare con coraggio nel raggiungere una meta, nel percorrere un cammino prestabilito. La tenacia mi dà la forza di non abbattermi nelle difficoltà che si incontra in ogni cammino della vita. L'ostinazione invece non è un bene, l'ostinazione è un male, perché vedete, l'ostinazione è figlia in un certo senso dell'orgoglio, perché l'ostinazione ci impedisce di vedere i nostri ritardi, le nostre difficoltà, i nostri difetti, ci impedisce di riprendere la strada quando la abbandoniamo, quando la lasciamo. Questa testardaggine, dice padre d'Escovemont, è una delle forme che può prendere il nostro orgoglio. A volte ci è molto difficile riconoscere la nostra condizione umana soggetta all'errore. Se la tenacia mi dà la forza perché mi fa riconoscere l'errore, l'ostinazione mi rende cieco e quindi non mi fa mai riconoscere l'errore e non mi fa mai migliorare. E avevano ragione i latini quando dicevano che errare humanum est, perseverare diabolicum est. Sbagliare è umano, ma perseverare è diabolico. Vi aspetto domani, sempre Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!